professor Martinotti, sì, che è stato il mio primario, il mio mentore, il mio maestro. Il professore è arrivato qui nel 1976, insieme al dottor Ceravolo. Quando siamo arrivati noi eravamo la chirurgia d'urgenza, la seconda divisione di chirurgia dell'ospedale di Crema. La prima innovazione, in un certo senso, che abbiamo portato all'ospedale maggiore di Crema è stata proprio il concetto dell'urgenza. Noi eravamo i chirurghi d'urgenza del Policlinico di Milano, avevamo una grossa esperienza nel trattamento della patologia d'urgenza. Adesso abbiamo un pochino introdotto questa mentalità, questo approccio all'urgenza, che prima non è che non ci fosse, però era un pochino forse meno sentito, meno percepito. È nata fin dall'inizio, per esempio, l'endoscopia. L'endoscopia in embrione c'era già, ma con l'arrivo del professor Martinotti, quindi con la nostra divisione di chirurgia, ha avuto un suo sviluppo, direi, esponenziale, incredibile, attraverso il dottor Zambelli, con il quale io ho collaborato per una ventina d'anni, proprio nel mettere in piedi questo servizio di endoscopia digestiva, che poi piano piano è diventato autonomo fino a diventare un reparto indipendente dalla chirurgia. A partire dagli anni 90, la grande innovazione che c'è stata in chirurgia è stata la nascita della chirurgia mini-invasiva. La chirurgia mini-invasiva è una cosa che mi lascia particolarmente orgoglioso, contento in un certo senso, perché ho avuto l'opportunità, forse ero la persona giusta, con l'età giusta, con l'esperienza giusta, al momento adatto, per iniziare questo tipo di attività, questa nuova chirurgia che ha di fatto rivoluzionato sia dal punto di vista della tecnologia, sia dal punto di vista dei risultati dell'attività proprio, tutta la chirurgia. Più la tecnologia si sviluppa, più avanza questa chirurgia. In questo momento siamo, non dico fermi, ma abbiamo rallentato tantissimo. Nel momento in cui supereremo questa fase di impasse, quale sarà il futuro vero della chirurgia mini-invasiva? Sarà la robotica, sarà il robot. Sì. Che non è una cosa distantissima, è una cosa attuale. Ci sono molte aziende, molti ospedali che già dispongono di questa tecnologia. Bisogna investire in formazione, bisogna investire in tecnologia, bisogna investire, cioè per poter ammortizzare un investimento di questo genere, un robot deve essere usato non solo sporadicamente dal chirurgo generale, deve interessare tutta una serie di specialità chirurgiche che devono avere accesso a questo tipo di tecnologia. Non c'è più tanto tempo da dedicare al paziente, dal punto di vista, voglio dire, sentimentale, dal punto di vista tecnico di lavoro, quello che serve, serve, non è che... Però sentimentalmente c'è meno compliance, sia da parte del paziente che da parte del medico, perché il medico è operato da altre attività. Burocrazia. Sì. Burocrazia pazzesca. E la burocrazia è così aumentata da quando l'ospedale è diventato azienda, si è aziendalizzato. Da una parte è cambiata l'etica in medicina e diciamo che l'etica in medicina è nata con la medicina stessa, è nata nell'antichità, ma l'evoluzione dell'etica in medicina è una cosa recentissima, cioè non ha una storia di 5.000 anni, ha una storia di 50 anni, perché c'è stata un'evoluzione talmente tanto rapida tra quella che era l'etica tradizionale in medicina e l'etica moderna della medicina, che sono stati fatti dei passi enormi,
sono stati superati secoli e secoli di storia nel giro di 50 anni, passando da un'etica basata sulla scelta del medico, sul rapporto fiduciario del medico, all'etica della condivisione della cura con il paziente, a quella che da un certo punto di vista è diventata l'etica dell'organizzazione, cioè il rapporto medico-paziente non è più finalizzato o comunque ristretto a due persone, certamente, ma deve tenere conto di una società che sta alle spalle, società che ha tutta una serie, cioè un'organizzazione che quindi ha tutta una serie di implicazioni anche di carattere economico. I primi anni eravamo di una felicità, eravamo un gruppo, il malato era lì e noi eravamo il gruppo intorno al malato. Non c'era bisogno di dire stasera stai qua, lo sapevi, stavi lì, non avevi l'obbligo di stare lì, non sei mai stato pagato per quello lì. Però il paziente era il nostro unico scopo, di mandarlo a casa con le sue gambe. Non è più così. Perché c'è un'insoddisfazione di fondo? Vabbè, cioè, il paziente è sempre importante, però non c'è quell'afflato, no? Col paziente di soffrire se il paziente non va come dovrebbe andare. Io ai miei tempi, se il paziente non andava bene, di notte non dormivi. Dei surgery è una branca, si può dire, della chirurgia che si svolge in un giorno. Il paziente viene operato, viene anestetizzato e viene dimesso nel corso di una sola giornata. Non si rivolge a tutti, sono dei pazienti che hanno appunto delle patologie di un'entità inferiore, per cui si parla di patologie erniarie, safene, quindi una patologia vascolare minore, oppure interventi minori di tipo ortopedico. L'accoglienza in dei surgery è fondamentale, cioè il paziente si deve proprio sentire quasi coccolato, no? È fondamentale che il paziente se ne torni al domicilio tranquillo e soddisfatto, insomma. E devo dire che tutti i questionari di gradimento che le infermiere forniscono dopo l'intervento, in questo senso ci hanno sempre molto confortati, perché la gente è molto soddisfatta di questo servizio, assolutamente. Lo richiede sempre di più, ma io non posso andare a casa la sera. Magari è un intervento che non lo presuppone, perché, però la domanda è sempre fatta, perché comunque si vuole tornare il più presto possibile a casa propria, insomma. L'anestesista si occupa sia della porzione chirurgica che della porzione che riguarda il dolore, per cui di solito la figura referente della day surgery è storicamente un anestesista. Può esserlo anche un chirurgo, assolutamente. Però l'anestesista, proprio per la sua formazione, proprio per la sua storia, è comunque un specialista che ha più sensibilità verso quello che è un aspetto fondamentale, che è il controllo del dolore post-operatorio. Le liste d'attesa si stanno abbastanza assottigliando, secondo me, però ci sono delle chirurgie, delle specialità che hanno più liste d'attesa rispetto ad altre. Le ernie hanno parecchie liste d'attesa, le varici hanno parecchie liste d'attesa. Sono patologie d'altra parte molto comuni e quindi si fa in fretta, insomma. Quindi dipende dalla tipologia. Della tipologia, sì, sì. È stata assunta 30 anni fa, nel 1988. A quei tempi era possibile, perché c'erano più possibilità di lavoro, infatti io ho iniziato a lavorare
quando ancora facevo la specialità. L'intervento di cataratta, che è l'intervento che svolgiamo quotidianamente, quindi quello più diffuso, quando ho iniziato io era un intervento che richiedeva un ricovero di 10 giorni, l'intervento durava circa un'oretta con suture, cose di questo genere. Attualmente viene fatto ambulatoriale, il paziente entra, se ne va dopo un paio d'ore con un ripristino visivo quasi immediato, quindi cioè la tecnologia ha proprio completamente rivoluzionato l'oculistica. Per quanto riguarda invece così l'organizzazione, anche questo è cambiato molto. L'ospedale è diventato un'azienda e quindi questo comporta un lavoro anche di, cioè di rispetto del budget, delle risorse, cose che 30 anni fa non ci chiedevano. Adesso invece soprattutto i responsabili devono essere ben attenti a usufruire bene delle risorse, utilizzare sia i materiali che anche le persone che devi dirigere. Quello che forse manca un po', può essere, cioè che abbiamo perso un po' perché siamo anche cresciuti di numero, no? come all'interno dell'ospedale vengono un po' meno i rapporti magari umani. All'inizio del mio lavoro si era un po' un tuttologo che si poteva fare dalla cataratta alla retina e i risultati erano a volte anche mediocri. Adesso anche in queste specialità che sembrano piccole ci sono super specializzazioni. Interventi più complessi, retina, cornea, vengono magari mandati nei centri di riferimento, no? Un oculista non può più fare tutto perché non sarebbe in grado di avere poi dei risultati ottimali. E si tende sempre ad avere interventi sempre incisioni più piccole, strumenti sempre meno invasivi, proprio microinvasivi. Da un lato, ecco, volevo sottolineare questo, questi interventi che sembrano così banali, sono stati forse è colpa anche degli oculisti, ci sono interventi sì, brevi, si svolgono ambulatoriamente e la gente forse crede che siano dei piccoli interventi, cioè, mentre invece l'intervento di cataratta ha veramente una curva d'apprendimento per il chirurgo notevole e qualora ci siano delle complicanze nell'occhio sono importanti da gestire. Beh, abbiamo sia l'ambulatorio di primo livello che sono ambulatori generici dove si possono fare dagli occhiali alla congiuntivite, queste cose, e poi abbiamo degli ambulatori di secondo livello più specialistici, che può essere l'oftalmologia pediatrica, che può essere l'ambulatorio della cornea, può essere l'ambulatorio diabetici, l'ambulatorio per la laser terapia, cioè ci sono poi altri tipi di ambulatori più di secondo livello più specialistici. Progetti per il futuro, come le dicevo, riuscire magari a ampliare un po' la gamma degli interventi, avendo più personale e anche attrezzature adeguate. L'urologia è la branca chirurgica che si interessa dell'apparato urinario e dell'apparato genitale maschile. La vera rivoluzione urologica italiana è stata dopo lo sbarco degli americani in Italia. In Italia si sono formate delle scuole di urologia, solamente di urologia e non più di chirurghi prestati all'urologia. Sono state create delle unità operative, dei primariati, allora si chiamavano così, dei reparti, con un primario, negli ospedali provinciali. Noi che lavoriamo in ospedale abbiamo un ottimo rapporto con l'università, quindi la mia generazione e generazioni anche dopo la mia hanno questo rapporto collaborativo, tanto che quasi tutti i reparti sono clinicizzati. Unità operative come questa devono prevalentemente garantire un servizio per il territorio. Questa unità operativa che ha una struttura semplice di andrologia, che è la specialità
la sottospecialità dell'urologia che si interessa della cura delle patologie dell'apparato riproduttivo maschile, due altre specializzazioni che sono l'endoscopia urologica, che è la specialità che si interessa dell'endoscopia urologica, quindi delle manovre strumentali e di alcuni interventi che si possono fare senza un accesso chirurgico, e una alta specializzazione in chirurgia mini-invasiva, la laparoscopia chirurgica, ne ho già accennato, quella della laparoscopia chirurgica. L'anno scorso siamo partiti con l'attivazione del protocollo diagnostico terapeutico assistenziale nell'adenocarcinoma della prostata, questo ha portato alla formazione di una prostate unit all'interno dell'azienda. Noi abbiamo portato ultimamente, oltre alla prostata, è il trattamento della calcolosi renale per via retrograda, la chirurgia endovascolare per le patologie per il varicocele e per altre patologie, ad esempio i sanguinamenti della via escretrice. L'ultima arrivata delle tecnologie che abbiamo è la biopsia prostatica fatta con tecnica fusion. Abbiamo una ricerca più vantaggiosa da un punto di vista sia della minor numero di prelievi che facciamo, perché poi sono manovre che non sono esenti da complicanze o da fastidio da parte del paziente, quindi un maggior risultato con un minimo danno. L'ospedale di Crema negli ultimi anni abbiamo vinto 3 scudetti. Io ho lavorato in molti ospedali. L'ospedale di Crema ha molti difetti, ha 2 grandissimi pregi che non ho mai trovato da altre parti. Primo, che questo è l'ospedale dei cremaschi. Il cremasco considera questo cosa propria. Questo è il mio ospedale, considera questo casa sua. Seconda cosa, che la collaborazione che esiste in questo ospedale tra medici e operatori, non mi mettiamo in mezzo sulle medici, tra operatori, io non l'ho mai trovata da nessuna parte. Quando io ho bisogno di qualcosa, tante volte non c'è nemmeno bisogno di chiedere, perché gli aiuti arrivano. E questa è una cosa tipica dell'ospedale di Crema. Se voi guardate i risultati di questo ospedale a livello lombardo, 3 scudetti e sul podio almeno 5-6 volte negli ultimi 10 anni. E questo è frutto del lavoro, delle scelte, partiamo in senso gerarchico, delle scelte della direzione strategica, delle scelte degli operatori e del riconoscimento della popolazione che si affida a questa a questa struttura. La chirurgia è sempre meno invasiva e, diciamo così, uno sguardo maggiore alla funzione e uno sguardo maggiore anche all'estetica, diciamo, perché noi lavoriamo nel distretto testa e collo, e quindi, diciamo così, anche le cicatrici o le demolizioni grosse una volta si ricostruivano meno, adesso si ricostruiscono di più, quindi un'attenzione maggiore alla qualità di vita. Una volta la gente entrava, faceva tutti gli esami da ricoverato, aspettava 3-4 giorni l'intervento chirurgico, e io ricordo che il paziente usciva quando si toglievano i punti. Adesso il paziente per lo stesso intervento entra, al mattino stesso, prima fa il pre-ricovero, entra al mattino, viene ricoverato, e alcuni interventi dopo 2 giorni vanno a casa e quindi poi ritornano per le medicazioni, eccetera. Quindi la degenza è diminuita nettamente. Ci sono gli ambulatori, quelli diciamo generalistici, che sono quasi tutti i giorni, poi ci sono degli ambulatori di otologia, quindi ambulatori specifici per la diagnosi delle patologie dell'orecchio, di vestibologia per i vertigini, e più un altro di endoscopia, che sono l'endoscopia delle prime vie aeree. Con gli endoscopi andiamo a valutare all'interno del naso, della gola, eccetera. Quindi un ambulatorio endoscopico, che è un ambulatorio, diciamo così, più di livello, e così ambulatori specialistici. Per quanto riguarda sempre ambulatori, ci sono ambulatori dove ci sono diciamo laureati in audiometria, che fanno gli esami audiometrici e anche gli esami, diciamo così, più sofisticati come potenziali avvocati e via di seguito. Allora, la maxillofacciale viene fatta, però diciamo così, inerente all'otorinolaringoiatria, cioè non c'è un reparto specifico di maxillofacciale, però problematiche maxillofacciali, diciamo, per il territorio comunque, diciamo, vicino all'otorino si fanno. Ad esempio, noi facciamo
le frattura, i fratturati della faccia, quelli vengono fatti, viene fatta qualche chirurgia orale avanzata odontoiatrica, non vengono fatti i malformati del viso, questo perché i numeri sarebbero pochissimi. Adesso non vedo nei prossimi anni un grosso, a parer mio, un grosso salto in avanti per quanto riguarda la chirurgia, perché direi che siamo a livelli molto elevati. Sai, è importante la formazione. Purtroppo quando noi abbiamo iniziato a lavorare abbiamo avuto dei momenti in cui eravamo molto forti per quanto riguarda la parte teorica e poco la parte pratica. Direi che forse in questi ultimi anni penso che siano più preparati i giovani di oggi di quelli dei nostri tempi. Nel 2018 ci compreranno un navigatore, che è un attrezzo bellissimo, perché diciamo così noi possiamo, tra virgolette, navigare mentre operiamo. E quindi questo migliora nettamente la qualità, ma soprattutto la sicurezza negli interventi chirurgici. Un'attrezzatura che non tutti gli ospedali hanno, pochissimi ospedali hanno. Quando sono arrivato io esisteva già un reparto di ortopedia autonomo con un numero di letti cospicuo che non si userebbe più adesso. Il ricovero non era commisurato alla necessità di trattamento. L'unico metro di valutazione era il pieno. Quando, non so, un collega veniva e diceva: come sta andando il reparto? Hai pieno? Cioè l'indice di efficienza era il pieno. Diciamo che l'ospedale ha avuto dei passaggi sia tecnologici, sia bioetici, sì, e sia economico-gestionali. Ecco, la grossa svolta appunto è stata l'ingresso di un'equipe esterna che si interessa della rianimazione. Questo vuol dire, ragazzi, dobbiamo parlare lo stesso linguaggio. Io non posso parlare con un internista, parlare con un ortopedico, parlare con un chirurgo e sentire cose diverse dette in modo diverso. No, i parametri, gli standard sono questi. Quindi quello è stato un salto avanti dal punto di vista della tecnologia dell'intero ospedale. C'è ancora una persona che fa la cura, non è una struttura. Gli aspetti positivi della catena di montaggio, che servono a tagliare certi tempi e certi costi, con gli aspetti negativi che sono la possibile snaturazione, anche l'errore, insomma, che può venire, perché alla fine dei conti noi possiamo fare tutte le procedure di sicurezza che sono le stesse che servono per mettere in volo un aereo, in pratica, prima. Ma se io conosco un paziente, io dico: ma questo non aveva un tatuaggio qua, e come mai oggi non ce l'ha più? È semplice, era l'altro lato. Per me il paziente era al primo posto e quindi il paziente, il fulcro, un po' come me, ce n'erano degli altri, ma non tutti avevano lo stesso entusiasmo e quindi è stato per me il problema più grosso. Ma c'era comunque un rapporto molto più umano, anche da parte nostra c'era molta più disponibilità. Io mi ricordo, per farle un esempio, un'indiana che ha portato la mamma che era appena arrivata dall'India, che si è rotta il femore, non sapeva parlare, non sapeva una parola di italiano. In sala operatoria è andata la figlia. Noi eravamo diventate amiche di questa figlia che arrivava una volta con i jeans, una volta con il foulard, vestita da indiana. Eravamo diventate quasi amiche, tra parentesi, ecco. Però avevamo abbastanza confidenza. E questa signora qui, sul consiglio del dottore, dei medici, si è preparata alla sala operatoria e ha seguito la mamma nel reparto operatorio. A volte, forse sì, eravamo troppo attaccati agli ammalati quando lavoravamo anche assieme in questo. Adesso questo non c'è più, è diverso come cultura. I limiti di adattamento della struttura al paziente sono proprio, in quanto struttura, limitati. Ciò che non va bene è che il paziente deve arrivare preparato, deve sapere cosa poter chiedere. Monfalcone, primario, però con un carattere di ferro, lui ha preteso che i pazienti iniziassero il rapporto con l'ospedale 2 mesi prima. Devono fare gli esercizi in gruppo, devono socializzare fra di loro perché devono sapere che saranno operati più o meno tutti la stessa settimana. Devono sapere tutto quello che li attende. Devono quasi non aver bisogno della fisioterapista perché sanno già
cose che dovranno fare. Tutto ciò porta il giorno dopo a metterli in piedi. Penso che il cambiamento che possiamo vedere è il passaggio da un trattamento conservativo a un trattamento sempre più chirurgico. Molte fratture, per darle una proporzione, il 60% e più delle fratture venivano trattate con gesso. Adesso siamo un 70-75% di fratture trattate chirurgicamente e solo un 25%, tanto che molti strumenti delle sale gesso non ci sono più. I tempi di degenza. Le faccio esempio, quando 20 anni fa, 25 anni fa, si faceva il tunnel carpale, allora veniva fatta l'anestesia generale con l'anestesista, venivano in sala due operatori, uno che teneva divaricato, il primario che incideva, faceva il tunnel carpale, il paziente stava degente fino alla rimozione dei punti, circa dopo 12, 13, 14 giorni, veniva medicato. Adesso il tunnel carpale viene fatto in una sala di piccoli interventi dove non c'è l'anestesista, ogni mezz'ora viene dato appuntamento uno, fa l'intervento e se ne va a casa subito. La tecnologia in se stessa ha consentito degli enormi vantaggi dal punto di vista clinico. I problemi dei reparti, del mio reparto sono, quando ci sono, legati come in tutte le organizzazioni all'80% a che cosa? Al personale. Sempre meno è facile trovare dei chirurghi. Una volta, quando io facevo il concorso per entrare in un reparto di ortopedia, per un posto di ruolo si presentavano 10 candidati che non stavano lavorando. Okay? Adesso lei fa il concorso per un posto di ortopedia, si presentano in 3, tutti e 3 che già stanno lavorando e vengono a lavorare lì perché ti chiedono condizioni migliori rispetto a dove vanno.